Sono Valerio, 30 anni, romanista. Credo che le partite in televisione ormai assomiglino un po' troppo ad un videogioco. Penso che di calcio in televisione ce ne sia anche troppo e sia potentemente non interessante, anzi molto noioso. Andare allo stadio è divertente, interessante, è un passatempo, è un ottimo modo per passare una domenica con gli amici e assistere a un evento sportivo. E credo che aiuti anche a non fare del calcio una malattia. Credo che il calcio sia molto malato, che sia drogato dai troppi miliardi che ci girano al suo interno e che i responsabili di questa malattia siano soprattutto i dirigenti, chi ha fatto delle squadre di calcio uno strumento di consenso politico e uno strumento commerciale per la vendita di beni e per influenzare i comportamenti di molti italiani. Credo che sarebbe bene tornare a delle dirigenze che si occupano esclusivamente di calcio, che aspirino a vincere il campionato e non a muovere consensi attraverso i giocatori acquistati o venduti e i piazzamenti nel campionato e nelle coppe. Continuo a seguire il calcio perché identificarsi con la mia squadra del cuore significa rimettersi in contatto con la città in cui sono nato, con la cultura della città da cui provengo, da cui spesso sono lontano. Di certo faccio sempre più fatica a seguirlo e mi auguro che guarisca in breve tempo. Di certo, dopo lo scandalo Moggi, il calcio è cambiato definitivamente. È diventato evidente che le partite si possono vendere e comprare, che si può commerciare in arbitri, che si possono decidere gli esiti di un campionato, per favorire interessi economici e politici. Di certo credo che questo sia il problema più grande del calcio attuale, perché se non valgono le regole per chi amministra le squadre del campionato, va a finire che non valgono neanche sugli spalti. Credo che la corruzione del sistema, l'antisportività del sistema non faccia bene neanche alla violenza negli stadi. Consiglierei alla Lega di fare un po' di pulizia, di mandare a casa corrotti e corruttori per ricominciare a parlare un po' di sport e un po' meno di soldi, ma visto che questo è molto complicato, gli chiederei quantomeno intanto di riportare le partite alla stessa ora di domenica, in modo che ci possa essere un po' meno calcio parlato e un po' più di calcio giocato.